Buonasera, Manuel Zoia da Busto Garolfo, siamo a Villa Brentano. Come è già capitato di essere intervistati, intanto siamo qui all'inaugurazione della mostra Identity. Come sempre, proponiamo ai nostri artisti una mostra tematica in collaborazione con il Museo Mellone. Il presidente Valerio Villoresi è stato qui in anteprima all'inaugurazione per visionare la mostra e si è complimentato intanto per il lavoro che continuamente facciamo di riabilitazione della figura di Mellone e questa volta abbiamo proposto una mostra sull'identità. Ringraziamo come sempre il Comune di Busto Garolfo nella persona della sindaca Susanna Biondi e dell'assessore alla cultura Patrizia Campetti per l'opportunità e la collaborazione che da sempre c'è sia con il museo sia con la nostra associazione Independent Artist. Come dicevo, a livello di proposta, questa volta abbiamo proposto il tema dell'identità. È un tema molto difficile, perché ogni artista ovviamente ha un suo punto di vista personale e una sua tecnica personale. Quindi, come poi vedremo, anche nelle cinque sale si ritrovano appunto, punti di vista molto differenti, ma che sono anche uno sprone ad approfondire la tematica, concettuale a livello artistico, ecco. Salve, io mi chiamo Matteo Nannini, sono un artista bolognese, classe 79. Qui a Busto Garolfo ho portato alla mostra Collettivi Identity, ho portato tre opere di un ciclo molto più allargato che oramai hanno già qualche anno di realizzazione, è stata presentata a Milano e il ciclo si chiama Overfloating, cioè oltre il galleggiare, diciamo che significherebbe. L'idea alla base di tutto questo ciclo, di 23 tele della stessa misura, è quello di creare una sorta di ponte tra astrazione pittorica e figurazione classica. La figurazione classica la vedete nell'ultima immagine, tutto il ciclo verteva appunto sull'immersione, l'immersione di una figura femminile nell'acqua. Dove la figura emerge dall'acqua, la pittura è, diciamo, più classica, figurativa, dove invece immersa la figura risulta una pittura, diciamo, più astratta, solo i tratti degli occhi appena appena le labbra si ricordano che è una figura umana, diciamo. Per il resto potrebbe ricordare ovviamente una pittura astratta, come si diceva. Non saprei cos'altro aggiungere, potete trovare comunque le mie opere online al sito www.matteolanini.it. Vi ringrazio. Buonasera, io mi chiamo Pietro Zennaro, oggi faccio l'artista, nel senso che ho cominciato da bambino ad avere questa passione, passione che mi è stata trasmessa da un pittore fotografo dell'Ottocento che io accompagnavo nelle nei suoi itinerari. A dipingere le vie crucis delle chiese, passavo i pennelli, preparavo i colori e così via. Lungo il tempo mi sono occupato di molte altre cose, bene o male, l'arte è sempre stata parte della mia vita perché non l'ho mai lasciata da quel momento, quindi ho cominciato a disegnare, fare, eccetera. Però non era la mia passione, il mio lavoro. Avrei voluto che diventasse un lavoro che è diventato solo dopo la pensione, avvenuta a 69 anni. 69 è indicativo perché a 69 anni mi sono dimesso dall'insegnamento all'università della facoltà di architettura di Venezia, dove insegnavo con Giorgio Giardinetti. Da allora sono pittore e rappresento, come sempre, ciò che succede nella nostra contemporaneità, quindi nel nostro periodo, non il nostro periodo. Cerco di rappresentarlo più o meno politicamente, insomma, diciamo quello che sento rispetto ai tempi, cerco di capire rispetto alle letture che faccio, rispetto a quello che vedo, a quello che sento e lo interpreto a modo mio. Ogni quadro ha quindi un significato ben preciso e dei riferimenti ben precisi. Per cui un quadro lo faccio in una giornata come questo che abbiamo qui dietro, è datato 24 febbraio 2022, il giorno in cui si è scatenata la guerra in Ucraina, e sono talmente arrabbiato che ho rappresentato in una giornata intera tutti i personaggi coinvolti e la storia da dove veniva tutto il processo di guerra e i patimenti delle persone che avevano avuto.
avrebbero dovuto subire. Mentre dall'altra parte è una rappresentazione, diciamo, del 2020, ma che si rifà a prendere il via dalla musica, si chiama Schizoid, il gruppo musicale che aveva in copertina quella cosa, quella faccia lì arrabbiatissima, e è arrabbiato perché nella nostra contemporaneità le cose che noi facciamo non sono così precise e perfette come tutti dovrebbero farci intendere. Per cui è un'opera decostruita. L'opera installativa che qui vediamo è dell'autrice Marina Comerio di Fagnano Lona. Questa installazione ha partecipato anche al Combat Prize, che è un premio molto importante che si svolge a Livorno, nella sezione scultura e installazione. E l'opera, soprattutto anche il filmato, parla della perdita dell'identità. Infatti il filmato riprende una donna che, non potendo riconoscersi attraverso il riflesso nello specchio del proprio viso, resta e cerca di indagare appunto la sua stessa figura. Sono Eva Reguzzoni, queste sono le mie due sculture. Sono due sculture realizzate in uncinetto. Ho voluto prendere il calco della mia testa utilizzando l'uncinetto e il filo, le fettuccine, riproducendo una serie di nodi che hanno riprodotto la forma della mia testa. Poi, tolta, diciamo, questa guaina esterna, la rosa l'ho messa nell'acqua e zucchero, l'ho inaminata nell'acqua e zucchero, per cui la testa vuota, rispetto al discorso legato alla finalità della mostra, ricerca di un'identità. L'altra testa l'ho lasciata con una fettuccia morbida, ma riempita semplicemente con della plastica, che ritorna un po' anche il discorso dei materiali che ormai ci stanno collassando tutti, e quindi una testa piena e una testa vuota, quindi uno scheletro e una testa piena.